può portare molte pecche dal punto di vista del profitto, nel senso che spesso e volentieri con queste offerte aggressive si tende a distruggere quasi completamente o totalmente, nella maggior parte dei casi, quella che è la marginalità. Eccoci, bentrovati, bentornati ancora una volta all'interno del canale di casa Richfit. In questo video, in questo nuovo video, vi presenterò qualcosa di davvero interessante. Per fare questo, bammete! Faremo riferimento al nostro sistema Richfit, il manuale di casa Richfit che ci aiuterà, ci accompagnerà in questo video. Perché ti dico questo? Perché andremo a sfruttare proprio quella che è la pagina 96. Se già possiedi questo libro, prendi pagina 96 e andremo a vedere qualcosa di davvero interessante, ovvero parleremo e partiremo dai tre approcci, ma non solo questo, non parleremo solo di approcci, attenzione, ne faremo davvero uso, ma inoltre andremo a vedere una singola strategia che può aiutarti ad acquisire clienti e soprattutto a utilizzare al meglio quello che è il tuo CRM, quindi partendo dalla base dei tuoi clienti. Sei pronto? Allora direi di immergerci immediatamente nel contenuto di oggi. Ma prima di partire, se è la prima volta che ti colleghi con i canali di casa Richfit, io sono Emanuele Pianelli, cofondatore del sistema Richfit insieme a Paolo Ricchi, e se vuoi rimanere costantemente aggiornato sui temi di marketing, vendita e management, questo è il canale a cui devi iscriverti. Ogni singolo mese riceverai nuovi aggiornamenti e nuove risorse che aiutano gli imprenditori del fitness a massimizzare le capacità dei propri club. Detto questo, direi di ritornare nuovamente a quello che è l'argomento di oggi. Siete pronti? Fatemelo sapere nei commenti in modo tale da partire alla grande. Da cosa partiamo? Da tre approcci che solitamente abbiamo quando si tratta di acquisizione clienti, quindi nel mondo del fitness. Quando si tratta di acquisire clienti, spesso e volentieri vengono utilizzati tre, signore e signori, tre approcci diversi. Questo è quello che abbiamo riscontrato girando in lungo e largo per tutta la penisola italica, isole comprese. Ok? Il primo approccio che normalmente viene utilizzato dalla maggior parte degli imprenditori e delle palestre è l'approccio passivo. Cosa vuol dire l'approccio passivo? L'approccio passivo è quello che ti porta semplicemente a gestire clienti, o meglio, i potenziali clienti che arrivano in maniera naturale all'interno del tuo club, della tua palestra. Quindi sono quelli che vengono chiamati tour, per qualcun altro walk-in, per qualcun altro visitatori, persone che vengono in palestra a chiedere informazioni sul tuo club, sui servizi, sui listini, per sapere se possono iniziare, quando possono iniziare. Quindi queste persone sono quelli che vengono definiti i tour. E in un approccio totalmente passivo gestiamo solo esclusivamente questo flusso, ovvero le persone che spontaneamente vengono, e avremo nell'arco dell'anno periodi meravigliosi dove una quantità importante in alcuni casi di persone si avvicinano, e quindi sappiamo benissimo i periodi straordinari come settembre, ottobre, eccetera eccetera, come marzo anche, però ci saranno poi altri periodi come quello che può essere il periodo estivo, che è dove incomincia a essere estremamente restrittivo. L'approccio passivo di fatto ci lascia in balia di quello che è il mercato. In alcuni casi può essere grande, in altri casi può essere triste. Quindi questo è uno degli approcci. È il mio preferito? No. È il migliore, il più funzionale? Tendenzialmente è quello che funziona meno. Dopodiché cosa abbiamo? Abbiamo l'approccio aggressivo. Approccio aggressivo sono quelli che vogliono andare a pushare, quindi rompono le balle sostanzialmente a chiunque per iscriversi in palestra. Più che approccio aggressivo direi approccio da spammer. Sono quelli che vanno in giro costantemente, possibilmente con promo a sconto, per attrarre un numero potenzialmente maggiore di persone. Si rifanno solo e esclusivamente a scontistiche in lungo e largo, chiamate all'infinito, qualcuno li chiama il resto del mondo, chiama il resto del mondo, ok? Con offerte spaziali. Ti prego, vieni in palestra, 19 euro al mese, ti prego, torna, 3 mesi 99 euro. Quindi con questa aggressività che di fatto purtroppo spesso e volentieri, certo, può portare anche a dei numeri in termini di visitatori e quindi di potenziali clienti, ma di fatto tende a stressare moltissimo il reparto vendita, e inoltre può portare molte pecche dal punto di vista del profitto, nel senso che spesso e volentieri con queste offerte aggressive si tende a distruggere quasi completamente o totalmente, nella maggior parte dei casi, quella che è la marginalità, ok? In inglese qualcuno direbbe ci si sputtana, ok? Terzo approccio, il mio preferito, ok? L'approccio attrattivo, l'approccio magnetico, dove vogliamo andare a individuare
e vogliamo intercettare i nostri potenziali clienti e per mano li andiamo ad accompagnare da dove si trovano fino alla nostra palestra. Questo è quello che vogliamo ottenere con un approccio magnetico, quindi con un approccio dove andiamo ad attrarre i nostri potenziali clienti. Quindi siamo noi a mercato con il nostro marketing, ok? E vogliamo andare ad individuare le persone che potenzialmente hanno dei problemi che noi siamo in grado di risolvere o hanno dei desideri che noi siamo in grado di poter aiutare a risolvere, e a quel punto, grazie al nostro servizio, ti dicono: ehi, questo mi interessa, fammi sapere di più, voglio sapere di più. E noi lì possiamo aiutarli, accompagnarli per mano da dove si trovano sino ad arrivare alla nostra palestra e poi da lì a essere dei nostri iscritti e poi fino a diventare dei clienti fan, affezionati e innamorati. E questo è un approccio che ci permette di poter andare avanti con centinaia e centinaia di strategie, e in questo video voglio lasciartene una come esempio, perché questo esempio può darti libero sfogo a poter iniziare una serie estremamente impattante di strategie. Quindi, partendo dalla prima, ti darò sia il framework, quindi la struttura che utilizziamo, e ti darò anche un esempio da poter utilizzare. Ok? Quindi sei pronto? Ottimo! Partiamo con questi 7 step per creare, ok, un approccio magnetico e avere l'opportunità di attrarre potenziali clienti interessati al nostro servizio. Con lo step numero 1, il cosa. Ok, cosa stiamo per offrire? Cosa vogliamo promuovere innanzitutto? È la cosa che mi interessa di più nel primo step. Quindi, ad esempio, ho un nuovo corso, ho un nuovo approccio, ho una nuova area, una nuova zona, una nuova tipologia di servizi. Questa è la prima cosa che voglio attrarre. Per esempio, nuovo corso, creo una nuova serie di corsi all'interno dedicati a un target specifico. Potrei fare come esempio adesso le donne, oppure le donne over 40, oppure gli uomini, oppure in generale un corso dedicato agli over 70, i nuovi silver del 2024. Quindi questo è il cosa. Poi il chi, step numero 2. Chi? A chi mi rivolgerò? Quindi ho individuato il mio target, ma da dove parto? Gli ex clienti, per esempio, utilizzo il mio CRM. Ok? Quindi utilizzo il mio CRM, guardando il mio CRM, questo nuovo corso sarà dedicato agli over 70. Nel mio CRM, quali sono gli over 70? Quante persone hanno acquistato i miei servizi, che oggi non sono più miei clienti, che sono lì in quel database fermi da troppo tempo e me li voglio riportare in palestra? Bene, posso utilizzare allora questo target partendo come pubblico direttamente dai miei ex clienti che hanno quelle determinate caratteristiche. Step numero 3, il come. Quale offerta farò per riportarli indietro? Una delle offerte che mi piace di più in assoluto è che quella che si vede proprio a pagina 96, dopo pagina 96, è proprio la strategia di Pablo. Quindi ne vuoi un po', quindi posso creare la mia offerta dove ho il piacere di ospitare il mio ex cliente per fargli testare una porzione del mio servizio, fargli vedere una porzione del mio servizio per sapere la sua. Quindi è stato un fantastico mio cliente, da molto che non lo rivediamo in palestra, quindi voglio cogliere l'opportunità di riaverlo all'interno del mio centro con questa tipologia di offerta, dove ti chiedo di testare il mio servizio e a quel punto sarai il mio ospite, per esempio, per 10 giorni o per 3 lezioni. Ok? Questo come esempio. Poi ancora step numero 4. Cosa utilizzerò? Quindi il dove. Dove manderò il mio messaggio? E in questo esempio, partendo dalla lista di ex clienti, potrei decidere di fare, nel caso degli ex clienti over 70, potrei decidere di fare una campagna dove utilizzo, specialmente oggi dopo quelli che sono stati i blocchi forzati e il periodo pandemico, posso tranquillamente sapere che la maggior parte dei miei clienti over 60, over 70 hanno sicuramente un cellulare e hanno sicuramente WhatsApp. Potrei decidere di partire questa campagna WhatsApp con questa campagna sia utilizzando appunto WhatsApp, oppure con le email, ok? Oppure con delle cartoline. Quindi posso decidere di raggiungere i miei potenziali clienti all'interno del CRM attraverso delle cartoline. Quindi vado su quello. Step numero 5, il quando. Ok, per quanto tempo sarà valida questa offerta? Per quanto tempo darò l'opportunità di testare questo servizio? Quindi ho deciso il chi, ho deciso il come, adesso ho deciso anche tante azioni, arrivando allo step numero 5, per quanto tempo, quindi quando verrà fatto. Perfetto, dal primo di maggio al 20 di maggio ci sarà questo tipo di opportunità, quindi questo è il tempo in cui andrà avanti il tutto. Ho deciso anche il periodo, quindi devo a quel punto entrare in azione. Quindi vado sullo step numero 5, dove entro finalmente in azione,
per poi andare allo step numero 6 e avrò misura, quindi andrò a verificare che cosa realmente è accaduto da quella campagna, quante persone sono rientrate, quante persone innanzitutto hanno risposto ai miei annunci, che siano un'email, che sia WhatsApp nell'esempio che ho appena fatto, quante persone hanno aperto quel messaggio e di queste persone che hanno aperto quante mi hanno risposto, con quante persone ho fissato un appuntamento, quante persone sono realmente venute all'appuntamento, quante di queste hanno attivato l'invito che ho dato a disposizione, quante di queste hanno deciso di continuare e quindi si sono iscritte, ho investito X, mi è rientrato Y, bam, è un ROI positivo? Fantastico, posso continuarla, posso migliorarla. È andata male? Devo verificare quale di tutti i passaggi che ti ho appena mostrato devo per esempio migliorare. Era l'offerta? Era il target? Era il corso? Era il prodotto? Quindi andrò a vedere questo. E questo è solo un esempio relativo a WhatsApp, potrebbe essere l'unione di questi servizi. Quindi faccio una campagna dove utilizzo WhatsApp per aprire e scaldare questa parte del CRM, quindi gli ex clienti over 70 come esempio. Da lì inizio la mia campagna email, quindi comincio con la mia campagna, non la singola email, ok? Campagna di email dove incomincio a comunicare con le persone. Da lì ancora sono persone che ci hanno dato dei soldini nel passato, conosco nell'esempio specifico, sono ex clienti con cui ho avuto dei rapporti, quindi posso a quel punto prendere il mio fantastico telefono, chiamare e verificare se hanno innanzitutto ricevuto tutto il materiale che io ho spedito nel frattempo, fra chiamate, messaggi, mail, eccetera, eccetera, e da lì proporre l'offerta, ovvero il fatto di testare il nuovo corso nell'esempio appena fatto e all'interno del nostro club, e che questa opportunità sarà valida dall'AL, ok? Quindi questo è uno step veramente importante, quindi step numero 6, misura. Step numero 7, ottimizza e ripeti, cioè una volta che avrò fatto tutto, avrò a quel punto l'opportunità di prendere ogni singolo passettino della campagna che ho portato avanti nel attrarre i miei clienti e pezzo dopo pezzo, quindi analizzo ogni singola cosa, visto che avrò messo tutto a sistema, e vado a verificare che risultato mi ha dato ogni singola azione. Questi risultati mi daranno l'opportunità di comprendere cosa devo ottimizzare e da dove devo partire nell'ottimizzazione. Una volta ottimizzato, ripeterò dallo step numero 1. Nuovamente riparterò con il cosa, il chi, il come, il dove, il quando, il misura e ottimizza. Quindi te li ripeto velocemente, i 7 step sono: cosa, step numero 1, step numero 2, chi, step numero 3, come, step numero 4, dove, step numero 5, quando, step numero 6, misura, step numero 7, ottimizza e ripeti. Detto questo ragazzi, implementa, ok? Che è una cosa importantissima, verifica quale campagna vuoi portare avanti, quale servizio vuoi pubblicizzare, vuoi sponsorizzare, vuoi portare a mercato, vuoi lanciare, quale porzione dei tuoi clienti, nell'esempio appena fatto, quindi sfruttiamo il nostro CRM, potrebbe essere anche l'esterno, ma voglio partire dal CRM, e da lì testa e fammi sapere nei commenti qual è stato il risultato, ok? Detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video, sempre qui all'interno dei canali di Casa Richfit. E ricorda, puoi utilizzare la sezione commenti per non solo dire la tua, ma per scrivere eventuali contenuti, o meglio, eventuali domande o dubbi che vorresti sciogliere per comprendere ancora meglio quello che è non solo il sistema Richfit, ma come e in che modo puoi implementare quello che hai appena visto, ok? Ci vediamo alla prossima, sempre qui all'interno dei canali di Casa Richfit. Un abbraccio a tutti, ciao ragazzi!